capisco il tentativo di travaglio di sminuire quello che è successo, perché il fatto, diciamo, ha pubblicato immediatamente quella che si sta rivelando una patacca e quindi adesso cerca, diciamo, di sminuire e di derubricare a errore quello che ha fatto questo capitano del Noè, che ha fatto una cosa gravissima, cioè ha manomesso un'indagine. Perché non è che uno si sbaglia se la voce è quella di Italo Bocchino invece è quella di Tiziano Renzi. Cioè lì c'è stata una manomissione e c'è stato un altro elemento che è questo dei famosi servizi segreti presunti, poi si è scoperto che era un vicino di casa, c'è cioè una vicenda un po' da Peppino De Filippo, perché c'è sempre anche un elemento poi di commedia all'italiana in queste cose. E la verità è che c'è stato un pezzo dello Stato contro un altro pezzo dello Stato. C'è un pezzo della magistratura, in particolare la Procura di Napoli e il procuratore Woodcock, e un pezzo degli apparati investigativi, il NOE, sotto le dipendenze di Woodcock, che hanno cercato di colpire il Presidente del Consiglio e uno dei suoi più stretti collaboratori, che è il Ministro Luca Lotti. Quindi c'è un chiaro conflitto, come negli anni 60, gli anni 70, cioè ci sono momenti nella storia italiana in cui a un certo punto pezzi deviati del sistema istituzionale molto importanti brigano per fregare chi in quel momento governa. Per questo è una vicenda eversiva ed è una vicenda, chiudo su questo, è una vicenda molto grave e non un errore così, che secondo me deve essere anche affrontata in Parlamento dal Consiglio Superiore della Magistratura e secondo me anche il Presidente della Repubblica deve essere informato di quello che è avvenuto.